Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi video dedicato ai prodotti terminati del periodo e sono veramente tantissimi, quindi cercherò di essere rapida. Inoltre ci tengo anche a dirvi che di tanti prodotti trovate la recensione sul mio sito, che vi lascio giù nell'info box. Ci tengo che voi andiate a darci uno sguardo perché insomma lo curo particolarmente. Non è un sito, diciamo, abbandonato al suo destino. Pubblico quasi ogni giorno una recensione, ci sono anteprime, offerte, eccetera. Quindi magari non riesco purtroppo a fare video perché non ho un'attrezzatura professionale, quindi ci sono spesso rumori, eccetera. Non riesco a registrare con una buona luce, mentre sul sito riesco a parlarvi di tantissimi prodotti anche in maniera approfondita. Quindi, insomma, ci tengo che voi andiate a visitarlo, se vi va ovviamente. Comunque, bando alle ciance, vi faccio vedere subito i prodotti. Allora, ho terminato un po' di salviettine. Queste sono delle salviettine rinfrescanti, 72 pezzi con aloe vera e senza alcol. Queste le utilizzo, le ho sulla scrivania, le utilizzo un po' per tutto, buone, nulla di che, anche queste altrettanto valide. Queste le potete acquistare da Eurospin, non contengono alcol, non contengono parabeni, sono della Hello Baby. Poi queste qui sono della seta blu, queste le avevo in macchina, anche queste nulla di che, ma non mi sono piaciute particolarmente perché le trovo un po' troppo appiccicose. E poi ho terminato anche queste delle Chili che avevo comprato da Lidl in offerta semplicemente perché sono gettabili nel WC. Ma queste non ve le consiglio insomma, come salviette intime. Più che altro magari acquistatele per utilizzarle per le mani. Poi ho terminato questo enne delle erbe di Janas, un enne rosso caldo. Se mi seguite su Instagram potete vedere i riflessi dell'enne, quindi si notano al sole, si nota finalmente un bel riflesso rosso, quindi devo andare a ricomprarlo. Anzi, però non so se acquisterò o queste di nuovo delle erbe di Janas. Tra l'altro mi piace molto la polvere perché si lava facilmente, oppure insomma provo quelle della saponaria, quindi non so, devo decidere. Comunque questo ve le consiglio. Poi ho terminato dei dischetti, questi qui della Sien, sono dei dischetti, questi non sono 100% cotone, però io mi ci trovo bene. Poi ho terminato, questa era una polvere di rosa della Esho, che ho visto che potete trovare su Amazon o non so, nei supermercati forse. Da me non c'è, comunque su Amazon l'ho vista. E mi ci sono trovata molto bene. Questa l'ho utilizzata per le maschere. E sinceramente, appena termino un po' di maschere per il viso, voglio prendere la polvere di rosa, però di Cadì. Poi vediamo un po'. Ho terminato due bagnoschiuma, questo è della Hello Baby, comprato da Eurospin, questo è della Natura Bella, no, questo è uno shampoo, ok, sto facendo confusione. Comunque, allora, questo è un bagnoschiuma dicevo, della Hello Baby con estratto di aloe, è molto delicato, e per me che soffro di dermatite mi ci sono trovata bene, però non è particolarmente profumato, nel senso che è un bagnoschiuma pensato per i bambini, quindi quelle sono le profumazioni tipiche dei loro prodotti. Poi questo è uno shampoo, sempre della Natura Bella, non riesco a inquadrarlo però perché è troppo grande. E questo è ai semi di lino con tensio attivo di olio di oliva biologico. Sinceramente non mi è piaciuto particolarmente. È un buon prodotto perché costa poco, siamo sui 2 euro per 500 ml, quindi adatto per i lavaggi frequenti, se andate in palestra per esempio, o se volete un prodotto per tutta la famiglia. Però io sinceramente preferisco lo shampoo della Sien, quello della linea naturale,
oppure anche quello della Winnis che sto utilizzando, perché lasciano anche i capelli profumati per lungo tempo, mentre qui la profumazione non persiste per niente, ma neanche si sente, quindi non mi piace particolarmente. Poi, essendo da 500 ml, utilizzandolo solo io, mi stufo perché non termina mai. Poi ho terminato questo contorno occhi che avevo utilizzato prettamente in estate. Allora, questo è un contorno occhi davvero molto semplice, non vi aspettate chissà quali ingredienti, quindi non vi aspettate proprietà anti-age, anti-rughe. Questo va bene a mio parere per le ragazze più giovani che stanno cominciando a prendersi cura della loro pelle. Però siccome d'estate non sopporto niente, l'ho acquistato per provarlo e mi ci sono trovata bene. Però ripeto, non vi aspettate proprietà anti-age. Poi ho terminato due confezioni di creme corpo Glenova. Allora, questo in un video di Eleonora Manni ho sentito che Glenova ha fallito, quindi non so se potete reperirle. Comunque io le avevo acquistate perché non contengono paraffina, parabeni, siliconi, l'ho pagato 1 euro. Quindi la profumazione mi piace perché al cocco si assorbe anche facilmente. Io personalmente non acquisterò più creme corpo perché io ho notato non ho la pazienza di utilizzarle, non riesco proprio, non fa per me. Infatti ho già acquistato dei prodotti spray per idratare il corpo perché proprio non riesco ad utilizzarli, non riesco ad essere costante, però ad ogni modo queste sono molto molto buone. Però se non sbaglio, simile alla Glenova, forse c'è qualche prodotto da MD, però non so dirvi con certezza. Della Winnis ho terminato il mio detergente intimo preferito, io acquisto l'Eco Ricarica, perché a parte che al prezzo di un detergente intimo, acquistando l'Eco Ricarica è come se voi compraste due flaconi da 250 ml, inoltre riducete anche il consumo di plastica. Un occhio all'ambiente non fa mai male. Poi ho terminato questo sapone mani, sempre della Winnis, mi piace, sto amando questo marchio. Questo non lo butterò perché ho comprato l'Eco Ricarica, quindi lo metto da parte, però vi consiglio proprio di provarli questi prodotti perché sono fantastici. Terminato anche un siero, questo qui è un gel crema purificante di Cartier, molto buono se avete la pelle grassa, e questo l'ho utilizzato d'estate, però ci ho messo un bel po' a terminarlo. Sinceramente non mi piace la profumazione perché si sente il teatrì, la menta, non mi ha fatto impazzire, però il prodotto di per sé è valido. Anche di questo troverete la recensione sul sito. Poi ho terminato questo olietto di KD, questo è il Pink Lotus, l'ho utilizzato sia sul viso che mescolato alle maschere, molto buono. Non lo acquisterò in formato full size semplicemente perché non ho costanza di applicare oli, però il prodotto è valido e ve ne sono diversi e l'ho pagato 1 euro, quindi vale la pena provare l'olio che più si adatta alle vostre esigenze. Poi ho terminato questo bagno doccia della Nuxe, anche questo mi è piaciuto tantissimo perché rilascia delle perlescenze dorate che d'estate praticamente sulla pelle, e se siete abbronzate è fantastico. La profumazione è quella tipica dell'olio. Terminato uno struccante occhi della Sien che avevo acquistato perché mi piaceva il dosatore. Infatti ci voglio inserire un altro struccante perché questo dosatore permette di evitare sprechi. Comunque anche questo non è male, non strucca i prodotti waterproof, però vi consiglio di provarlo. Scusate. Terminato uno struccante della Biocor, anche questo, di questo ve ne avevo già parlato, mi piace, strucca bene, però ultimamente non lo trovo più da Eurospin. Come vi avevo detto, sono davvero
tanti prodotti. Poi cestino questa matita perché ha cambiato odore ed è pessimo, quindi la butto. Questa era di Bare Minerals ed era un bellissimo colore blu notte. Poi ho terminato questo burro cacao della Librosan, utilizzato quest'estate. Guardate come la confezione si è praticamente disintegrata, comunque l'ho utilizzato. E questo l'avevo acquistato perché aveva un fattore protettivo 30, però non lo riacquisterò perché non mi piace, è troppo profumato e mi dà fastidio. Terminato uno scrub labbra. Questi, generalmente i miei scrub labbra preferiti sono quelli della Lush, però io non ho Lush nella mia regione e quindi la compro quando sono in viaggio. E questa è un'ottima alternativa perché quello di Lush è un pochino più strong, più aggressivo, quindi se avete magari qualche taglietto vi fa un pochino male, mentre questo potete tranquillamente utilizzarlo tutti i giorni perché è davvero molto delicato. Terminato il gel lavamani, sposto un attimino i prodotti, il gel lavamani della Sien, anche questo mi piace molto perché è delicato sulle mani, non me le va a seccare e questo conteneva anche antibatterico. L'ho utilizzato pure sul viso e non mi ha dato problemi. Terminato questo mousse al limone e... vediamo un po', non mi ricordo, era limone ed estratti di melissa. La profumazione è sublime perché a me mi ricorda tanto le torte paradiso e mi piace tantissimo questa mousse perché è freschissima. Io l'avevo utilizzata prettamente d'estate e poi tanti prodotti li avevo abbandonati e ripresi e comunque l'avevo utilizzata prettamente d'estate ed era fenomenale. Quindi aspetto che Lidl metta in gamma permanente questi prodotti, quindi Lidl, se sei in ascolto, sbrigati perché sto terminando le scorte. Sempre della Lidl, della Sien, ho terminato questo olio di betulla che sinceramente non mi è piaciuto perché dal tappino non fuoriusciva prodotto, tant'è che come vedete si è anche staccato l'asticella qui. Quindi ho dovuto aprirlo e chiuderlo sempre. E inoltre non si asciuga mai, non si assorbe mai, quindi non mi piace. Semplicemente per questo motivo, perché poi per carità l'olio di betulla è buono, un olio sulla pelle fa sempre bene, anche se ovviamente non è che se utilizzate questo olio non avrete più cellulite. Però insomma male non fa. Però siccome io vado sempre di fretta non posso stare lì ad aspettare che si assorba, e neanche di sera, perché anche di sera vado di fretta perché magari mi cambio, devo portare poi a spasso il cane e magari torno, mangio, voglio mettermi subito il pigiama, non sto lì a fare trattamenti. È sbagliato, quindi non prendete esempio da me. E poi ho terminato questo qui di Yves Rocher, che è praticamente un profumo per l'ambiente, una mini taglia, molto molto buona. Io adoro i prodotti alla vaniglia, ho un debole per la vaniglia, mamma mia. E sembra più che vaniglia, ha lo stesso odore delle caramelle mou, quindi giusto per farvi capire la fragranza. Siamo giunti al termine. Allora, terminato un campioncino di Black Opium che volevo acquistare ma è troppo forte per i miei gusti, quindi non lo acquisterò. Poi questo qui è il della Sauber, il Deo Dress. Questo lo utilizzo per profumare gli abiti, soprattutto quando c'è gente che fuma eccetera, o siete magari invitati e ci sono fritture eccetera, quindi gli abiti un po' prendono questi odori sgradevoli, applicate questo e siete a posto. Però anche questo prodotto non riesco più a reperirlo. Se l'avete visto da qualche parte fatemelo sapere, anche un'alternativa.
Poi ho terminato questo qui, questo solare, l'ho utilizzato quest'estate, però non sono riuscita a terminarlo, quindi siccome ho superato il PA e quindi il fattore protettivo non esiste più, l'ho utilizzata come crema corpo. Comunque mi è piaciuto tantissimo e devo dire che i solari della Sien sono veramente molto buoni. Molto buono anche questo gel detergente alla rosa della Nuxe, molto delicato. E l'avevo utilizzato in viaggio, però non so se acquisterò i formati full size perché insomma è un marchio che costicchia. Allora, vediamo se ci sono altri prodotti. No, ok, ho terminato. Questa è la scatolina dell'olio di prima. Poi ho terminato questo scrub della Avon. Questo è uno scrub per i piedi, sinceramente nulla di che, neanche scrubba così bene. Poi ho terminato la perfettina di Neve Cosmetics. Vedete che non c'è più prodotto, vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete che questa è la parte in plastica, quindi non c'è più la mina. Quindi anche questo è terminato. E ho terminato il fluido bifasico. No, non è un fluido bifasico, è un fluido bifasico Brezza Fiorita di Bioffigina Toscana. Questo dovete miscelarlo. Si mescola la fase acquosa con quella oleosa e la utilizzate per vaporizzarlo sul viso, sul corpo e sui capelli. Come tonico non va bene perché è molto appiccicoso, però d'estate io lo utilizzo tantissimo sui capelli. Perché magari non utilizzo cappelli, quindi cerco di difendermi così e anche per darmi una rinfrescata ed è davvero una mano santa, quindi quest'estate lo riprenderò sicuramente. E niente, ragazze, questi sono tutti i prodotti che ho smaltito. Spero di avervi tenuto compagnia e ripeto, se vi interessa qualche prodotto nello specifico, insomma, trovate le recensioni sul sito. E insomma, ci vediamo al prossimo video. Allora, ciao ragazze!